maialino volante. C'è qualcosa che non va. Continueremo a provare finché non volerai. E dai, Orso, è il più grande sogno nel cassetto di Rosy. Vuole volare. Qualche bella idea. D'accordo. Ah!
funziona tutto alla perfezione. Bye.
Questi vermiciottoli sono davvero carini. Come si muovono? Orso, ho preso un pesce. E tu hai preso un pesce. Quando prenderò un pesce, prenderò un pesce. Perché non prendo un pesce? Che pesce prenderò? Lo prenderò? Ho preso un pesce. Che pesce prenderò? Prenderò un pesce. Orso, ho preso un pesce. Impariamo a credere ai miracoli. Anche tu crescendo imparerai. Scuotere la sua coda il pesce d'oro. Esprimi un desiderio e tu vedrai. Si avvereranno tutti i sogni tuoi. La tua fortuna riconoscerai. Siediti e aspetta con pazienza. Qualcosa presto o tardi prenderai. Si avvereranno tutti i sogni tuoi. Nelle mani un dono stringerai. Grazie. Scuote la sua coda il pesce d'oro. E dona ai suoi amici la magia.
Viva! Gravità zero! Forza, mangiamo qualcosa! Del mondo in un giorno. Thank you.
Coniglio, è successa una cosa grave. Orso non trova il suo biglietto premio da nessuna parte. Ecco dov'è finito il biglietto. Vallo a prendere. Io intanto vado a cercare di distrarlo. Allora, Orso, hai trovato il biglietto? Se cercheremo insieme, forse lo troveremo. Visitato. Sono davvero felice.
Sono riuscita a viaggiare in tutto il mondo in appena un'ora. Orso, io voglio andare fuori. Guardi i cartoni in TV. Grazie. Non è possibile, sta nevicando anche in televisione. Potremmo girare un film, che ne dici? Lascia perdere, dai, vieni, dobbiamo iniziare le riprese. Vuoi dire che dobbiamo scrivere prima la storia? Ma non tutti lo fanno. E va bene, di che parla la storia? Chi vuoi che interessi? No! A noi non serve un film del genere! Ecco quello che ci vuole! Questo sì che sarà un gran film! Che cosa? Non sono io la protagonista del film? No, neanche così va bene. Niente.
Orso, questo sì che è un bel film! Bellissimo! Accompagnarvi alla sua umile dimora. Vostra Maestà, purtroppo non ho una lettiga per evitare che i vostri regali piedi si stanchino. Vostra Maestà, un re non deve piegarsi a raccogliere bacche. Non è degno di un re. Per niente, no. Ma non è degno di un re fare una cosa del genere, Maestà. Insomma, perché continuate a fare cose che non sono degne di un re? Di un re strofinare il proprio naso con quello di un orso. Vostra Maestà, i re non dovrebbero lavare i piatti sporchi e tantomeno rimettere a posto i libri. Maestà, perché non ascoltate quello che vi dico? Oh, questo re è davvero testardo. Un re deve avere un comportamento regale. Non può andare a pescare rischiando di essere punto dalle zanzare. Decreto reale. Io, Re Leone III, sono in vacanza e decido di assegnare temporaneamente i miei poteri alla regina Marianna Centunesima. È per me, sono la regina. Oh! Non devo perdere tempo, ho un regno da governare. Sua Maestà, Re Leone III mi ha fatto diventare la sua nuova regina preferita! Oh!
regina usare i suoi regali piedi per camminare. Voglio una regina mobile, la voglio immediatamente. Hai osato colpire la tua regina! Ah! Allora ti lodo per il tuo servizio alla mia maestà! Portatemi a palazzo! Degno di una regina avere una casa così piccola. Ascoltate tutti voi! Dovete costruire subito il mio palazzo. Vedete che sapete farlo quando mi obbedite? Adesso i preparativi per una festa degna di una regina. E costruitemi anche voliere, fontane e giardini. Io intanto vado a controllare se è tutto all'altezza degli standard reali. Yuhu! Questo sì che è un letto reale! Mi piace moltissimo! Le persone che sto governando non sono poi così male. Oh! Anche questo tram è assolutamente regale. Questi ritratti mi piacciono molto. Davvero una grande arte. Ciò che è buono per la regina è buono per il suo popolo. Oh, sono così regalmente maestosa, così magnificamente imperiale. Oh! Siamo pronti per il pasto reale! Ah. Oh. Ehi! Che cosa state facendo? Insomma, dovete aspettare che mangi prima io! Sono la vostra regina, ricordate? Porterà.
quarta, tanto ne avrò dei nuovi. Che cosa me ne faccio di questi? Così non va, non va affatto bene. Mi dispiace per voi, ma è arrivata l'ora di salutarci. Prima vado a dormire e prima mi sveglierò domattina. Non vedo l'ora di scartare tutti i miei regali di Natale. Devo venire con voi! Il tempo passa, corre veloce, compie in silenzio la sua magia. Anche un ricordo triste o felice rimane indietro o vola via. Mi guarda intorno, qualcuno mi chiama, c'è una sorpresa tutta per me. È la mia bambola, ma com'è strana, sembra diversa, chissà perché. Più sinceri, il più bel regalo è stare insieme a voi. Vedo il futuro che si avvicina, il tempo corre sempre di più. I miei ricordi più belli raduna come le stelle nel cielo lassù. Vivendo nel presente, tutto è divertente. Il passato ed il futuro siamo noi. I miei amici veri, gli amici più sinceri. Il più bel regalo è stare insieme a voi. Siete i miei vecchi amici, i miei giocattoli preferiti. Non vi lascerò per nessun motivo, ve lo prometto. Niente e nessuno prenderà il vostro posto. Oh.
comunque una brava bambina. L'amore è un misterioso uccello che nessuno può domesticar. Per te invano vorresti averlo, si è già deciso di rifiutar. Do 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 do. Ed ora tu, bambolina, ti innamorerai di me. No, io amo lui e lui ama me. Non è possibile. Tu sarai mia e di nessun altro. Forse la storia dovrebbe essere un po' più drammatica. Lui ed io ci apparteniamo per l'eternità. Per spezzare l'incantesimo dobbiamo scambiarci un bacio e lui sarà di nuovo mio. Ho un'idea! Farò vedere il mio spettacolo a Orso! Lui sa bene che io sono l'artista più grande di tutto il mondo! Di vedere il mio nuovo spettacolo. Sì, lo capisco. Non potrà essere avvincente come una partita di calcio in TV. Per te invano vorresti averlo, si è già deciso di rifiutar. Non è possibile! Sarai mia e di nessun altro! No, Orso, aspetta!
Dante dimostra il potere trasformatore dell'arte! Molto bene! Si va subito in scena! Proprio come nella mia favola! Forse anche meglio! Allora adesso, per farlo tornare com'era, devi fare quella cosa che fai tu! Beh sì, le devi baciare una ad una! Tutte! Avanti, fallo! Bacio, 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 bacio! Insomma, che razza di bacio è quello? Mettici un po' di sentimento! Più sentimento! Mettici un po' di passione! Più cuore, più anima! Forza! Potere di trasformarci. Com'era nel passato tanto, tanto tempo fa. Oh, le creature che ci sono qui sono proprio carine. Thank you.
devi preoccupare, Orso sistemerà tutto. Perché intanto non mi dai qualcosa da mangiare? E questo cos'è? Non sarà cibo. No, lo sarà per la preistoria, forse. Non preoccuparti, guarda come risolvo tutto. Evviva, bravo! Inventata da un orso. Oh, che notizia! Abbiamo fatto la storia! Thank you.
Diventerò famosa come Van Gogh. Oh! Orso! Ti sembra di conoscerlo? Che c'è? Non ti riconosci? Vediamo, cos'altro posso dipingere nel mio capolavoro? Dipingerò te! Aha! Fermi, non scappate! Oh, andiamo! Voglio farvi solo un ritratto, tutto qui! Un ritratto! Sì, anche tu unisciti a loro! Più vicini! Orso, che te ne pare del mio quadro pieno di colori? Ah, mi sono dimenticata di colorare anche te! Aspetta! Ragazzi! Dunque, non vedo i cartoni. Dove si saranno nascosti? Diamo inizio alla nostra indagine. 1, 2, 3, io già lo so che i cartoni troverò. Sul microfono clicchiamo e Masha e Orso noi diciamo. Visto com'è semplice? E adesso provateci voi!